Siamo finalmente vi possiamo svelare che il pavimento che abbiamo scelto è... Ciao gente e benvenuti a quello che probabilmente è l'episodio fondamentale di questa serie, perché oggi vi sveleremo un sacco di cose nuove. Prima di iniziare però lo chiediamo sempre alla fine, questa volta lo chiediamo all'inizio, metteteci un bel mi piace in modo da sostenere questa serie. Iscrivetevi anche. E motivarci, quindi mi raccomando. Restate con noi. Che cosa è successo Federica? Raccontaci. È successo che... improvvisamente ci hanno detto: ragazzi, guardate che dobbiamo scegliere i colori delle pareti e è arrivato il pavimento e hanno fatto un sacco di modifiche. Dovete noi siamo venire. Impazziti, dovete venire a casa, ok? Qui noi ci siamo scapicollati, che non so se si dice in italiano, però a Roma si dice scapicollati e in italiano sarebbe siamo corsi, ci siamo sbrigati, di fretta siamo arrivati e subito appena entrati a casa abbiamo visto la prima passata del grigio che abbiamo scelto per le pareti di casa e vedete la nostra reazione, siamo stati super contenti perché ragazzi, diciamocelo, quando pitturano... È fatta, sì. Casa è pronta. Poi, guardando il soffitto, finalmente abbiamo visto i faretti. Abbiamo scelto faretti circolari per studio e stanza di Tommaso, camera da pranzo, e faretti quadrati per la cucina sotto consiglio di Marco, il nostro architetto. Per staccare un pochino. Sì, per creare proprio faretti. Un ambiente diverso, no? Cioè, è un angolo cottura, però abbiamo scelto questi faretti diversi per creare come fosse un ambiente un po' diverso. Comunque avevano fatto solo il buco, non ci avevano messo ancora il faretto che avrebbero messo qualche giorno dopo. Tuttavia, adesso passiamo a... la ciccia, perché un giorno casualmente da Ikea, in una delle tante volte che siamo andati, 150 volte, Federica ha trovato il colore della parete gialla che come voleva lei. Cioè, appena l'ha visto, lei è schizzata, super impazzita. Contenta. Abbiamo mandato messaggi all'architetto: questo è il colore, questo è il colore. Poi, casualmente, mi ero fatta dare da Marco, tipo il giorno prima, tutto il blocchetto con i colori per scegliere il colore. Ecco, vi do un consiglio. Non ve lo fate dare il blocchetto perché diventate scemi, ci sono 150 colori di bianco che per me è sempre bianco, invece no, bianco, bianchetto, beh, pure il bianchino. Giallo era un po' pure il giallo, diverso, ma ce n'erano tantissimi. Comunque fatto sta che siamo stati fortunati perché tra lo scegliere il giallo sul blocchetto, che era comunque complicato, e il vederlo già pitturato, ovviamente vederlo pitturato lì da Ikea ci ha detto ok, cioè è stata proprio la decisione top. Che poi era abbinato con la cucina nera. Che piaceva tanto a me. Però comunque era proprio il giallo che noi avevamo sempre immaginato. Vederlo lì ci ha fatto dire ok, è il colore giusto per noi. Quindi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo mandato questo codice di questo colore che stava su questa paletta di colori e l'architetto ha preso le vernici e ce l'ha fatta vedere su una tavola. Non è che ha preso la vernice e dice ok, va bene. No, ha detto ma siete sicuri? Ah, è vero, sì, ma chi te lo fa fa, diciamo che nel 2020 fare una parete gialla è molto rischiosa. Ma che ne so, ci hanno detto tutti no, oh, ma tutti il pittore e l'architetto, perché solo loro erano informati dei non fatti. Ce volevano fare non parete ce la volevano gialla. Fa e ve mentite, noi invece e no, ve diventa la scala la tutta vogliamo. Gialla e a noi ci piaceva. Ma anche tra di noi poi avevano creato una sorta di conflitto. Io gli facevo ma Federica, lo facciamo questo giallo o no? Forse è meglio un blu, un nero, ti avevano proposto anche il nero. Sì, Marco ci voleva far fare la parete tutta nera, quindi sopra le scale e sotto alle scale, tutta nera, e la striscetta in mezzo del sottoscala grigia, mettendo poi un divano sul giallo. È vero. Prendendo il giallo che piaceva a noi, però sul divano. Però, e invece noi abbiamo detto no, Marco, se dobbiamo sbagliare, sbagliamo con la nostra idea. E quindi siamo andati avanti allora, col devo giallo. Devo dire una cosa, Federica era quella che ha insistito più di tutti. Sì, io un po' vabbè, avevo ceduto perché mi affido molto al parere di esperti. Se ci hanno detto il giallo non c'entra niente, pure il pittore. Tuttavia a un certo punto ci siamo trovati di fronte a un bivio, perché io ho detto o seguiamo la scelta dell'architetto e quindi lo facciamo un altro colore, diglielo, che sarebbe e successo? Per tutta la vita saremmo stati col pensiero no, potevamo farla gialla, perché non l'abbiamo fatta gialla. Pensa tua moglie quanto avrebbe rotto le scatole, le mogli che stanno là giallo. E dall'altra parte invece io ho detto vabbè, noi facciamo la gialla, se non ci piace tra un paio d'anni
se dà una pitturata, tanto è solo una parete. È una parete. Quindi abbiamo detto andiamo per il giallo. Ce l'hanno fatta vedere prima di tutto su questa tavola. L'hanno pitturata di giallo e noi l'abbiamo vista. Abbiamo detto dai, è questa, falla. Tuttavia, in quella giornata di grandi, grandissime decisioni e modifiche per casa, è arrivato anche il principe. Il pezzo forte. Il pezzo forte. Perché tutti ci avete chiesto, vabbè, le pareti, i soffitti, belli, faretti, Ma... cioè, per terra. Che ci avete messo? Che avete messo, quindi? Finalmente vi possiamo svelare che il pavimento che abbiamo scelto è... è arrivato un pacchetto. Come preferisci? E non ve lo facciamo vedere. E non ve lo facciamo vedere. Il video finisce qui. Ci vediamo al prossimo. Ma dai, diglielo. Sto scherzando. Siete pronti? Ve lo facciamo vedere. Abbiamo scelto il parquet. Dai, dacci qualche indizio su questo parquet. Io non lo volevo. Questo è il primo indizio. No, io non lo volevo, io volevo il grass porcellanato. Vabbè, quindi tipo parquet, ma grass porcellanato. Si sa che nei lavori un po' si accontenta la moglie e poi si deve accontentare pure il marito. Ma non solo nei lavori, nella vita. Nella vita, quindi tu hai scelto la parete gialla e giustamente, perché in tanti adesso avranno già commentato: no, Alessandro, loro non hanno scelto niente. È il classico marito che dice sì alla Cocco, moglie. Com'è la parete gialla? La parete gialla è molto bella, ecco. Però il pavimento com'è il pavimento? Stupendo. No, allora l'abbiamo scelto insieme. Tu volevi fare quell'altra scelta? Io volevo fare il grass porcellanato tipo parquet, cioè proprio come questo, però grass porcellanato, soltanto che ovviamente sarebbe stato un finto parquet, perché è di mattonella, per chi non conosce il grass porcellanato. Non riesco a parlare. Porcellanato. Però dove che l'hai visto? Questa parola porcellanato. Dai, dove l'hai visto? Quello. L'ho vista a casa dei tuoi genitori. E ti è piaciuto? Molto, moltissimo. Perché innanzitutto è facile da pulire. Esatto, non si, rovina. Cioè è super resistente. Il colore resistente. Pure è bello, dai, sì, quel grigetto. Sì. Bello. E io ho detto, siccome andiamo incontro a un bambino che a breve cioè, che correrà, farà un macello sul pavimento, giocherà, tirerà le cose, è meglio avere un pavimento più resistente. Soprattutto perché io non sono una persona molto precisina, attentina. Cioè io faccio cadere come? Le cose. Come Alessandro invece, che è un precisino. Cioè io cucino, faccio un macello, però, mi casca l'acqua, però, ma non fa niente, capito? Invece lui è tutto, c'è una macchietta, andiamo a pulire, capito? A parte così. Soffermarsi quindi, su di me. Quindi io avevo paura che non sarei stata in grado di trattare il parquet vero e proprio, diciamo, perché avevo anche un ricordo del parquet a casa dei tuoi genitori. Qua volevo arrivare, ecco. Che nella mia vecchia casa dove ho abitato per tanti anni avevamo il parquet al piano di sopra, però era un parquet lucido, sì, che di si rovinava classici. Tantissimo, quindi appena strusciavi una sedia si vedeva. Riga. Quindi per me era un no, nel senso avevo paura di questo aspetto troppo delicato del legno. Mi piaceva anche mettere lo stesso pavimento su tutto il primo piano, quindi anche in bagno. E ovviamente il parquet è sconsigliato nelle cucine anche in realtà e nei bagni, perché appunto c'è un utilizzo dell'acqua, dell'umidità, c'è l'umidità un pochino di più rispetto agli altri ambienti, quindi è sconsigliato. E infatti l'architetto ci ha anche proposto in cucina di spezzare con un altro tipo di pavimento in maniera tale da non rovinare il parquet vicino alla cucina, se e per creare sempre la zona diversa in cucina. Però invece noi abbiamo preferito, no, però invece così. In bagno alla fine poi abbiamo fatto bagno, abbiamo un'altra ceduto opzione, abbiamo fatto l'opzione che avete visto, cioè il pavimento che avete visto in bagno in realtà sarebbe dovuto essere parquet, ma invece poi abbiamo scelto di fare il pavimento nero che avete visto. Comunque ci siamo resi conto anche che pulendo il sedere di Tommaso, tutti gli schizzi, anche i sederi nostri, però questi sono altri dettagli. Voglio dirvi, se che trovo il mio cellulare, abbiamo scelto? Ho ritrovato il mio telefono e nostro cognato ci scrive dettagliatamente: il parquet che abbiamo scelto è rovere sbiancato e spazzolato a poro aperto con i nodi smoked, che vuol dire affumicati. Sì, praticamente appunto il dettaglio tecnici, che ci è piaciuto di più di questo parquet, due se ne sono che mi sono piaciuti tanto a me: i nodi neri, che è il nodo smoked, e il fatto che non sia liscio, cioè ci sono tutte le venature, è proprio, è grezzo, quasi grezzo praticamente. È molto bello, devo dire che poi vivendolo ci siamo appassionati a questo parquet, e poi anche Tommy, andando in giro un po' dappertutto e noi ci mettiamo per terra insieme a lui, abbiamo fatto la scelta giusta, perché poi è anche un pavimento più caldo, sì, rispetto a quello grass porcellanato che mantiene un po' più il freddume. E certo, è ceramica, rispetto a questo è pazzesco. La cosa che ci piace di più
è metterci seduti a giocare con Tommy sul parquet, anche quando abbiamo acceso i termosifoni, perché non li stiamo accendendo tantissimo in realtà, però quando li accendiamo si scalda subito per terra, perché essendo legno subito prende il calore ed è pazzesco, camminiamo quasi sempre scalzi. Volevo parlarvi della posa del parquet, perché anche lì c'è da fare una scelta. E come lo vuoi dritto, e lo vuoi orizzontale, e lo vuoi trasversale, e lo vuoi doghe piccole, doghe grosse. Vabbè, fatto sta che alla fine noi abbiamo scelto quelle grandi e poi le abbiamo messo così, per orizzontale, perché va da una parte all'altra della stanza, nella direzione della stanza, in maniera così, tale da dare una visione allungata. Bravissimo, ce l'ha sempre consigliato Marco, ovvero guardando grossa dalla stanza dove siamo noi adesso verso la cucina, hai un'impressione che sia ancora più lungo l'ambiente, un po' più, capito? Più così. Comunque, qualche giorno dopo siamo andati a vedere la parete gialla finita abbinata al parquet, senza dire niente a nessuno. Zitti zitti. E la nostra reazione è stata questa: ciao gente, oggi siamo venuti a vedere casa di nascosto. Di nascosto, perché l'architetto non sa nulla. Hanno posato il parquet, quindi non possiamo entrare e vedremo solo da fuori. Però dalla porta vedremo la parete gialla. Vedremo la parete gialla. E la striscia nera, la vediamo. La famosa striscia nera. Andiamo a vedere, c'è anche Tommy. Sì, il reguero. Piccolo Tommy. Ok. Grazie. Sei chiavi alla mano. Non sei pronta, aiuto. Andrà bene il giallo. Oddio. Oddio, oddio, bellissimo. Oddio, oddio, bellissimo. Tumba. Pazzesco. Piace. Era esattamente come l'avevamo immaginata, questo giallo intenso, spezzato da una striscia nera lavagna e poi il parquet posato per terra, perfetto, si sentiva un odore di legno, una cosa meravigliosa. Avevano messo anche i faretti sia in salone, nella stanza di Tommy, anche in cucina, quindi vedevamo proprio casa finita, mancava davvero pochissimo e il giallo, devo dire, appena visto ho detto... Brava, la scelta amore, giusta. La scelta giusta. E il parquet, tu che hai detto? Bravo amore. Qua, no, qua. Bravo amore, la scelta giusta. Non sei stata spontanea. Condizionata. No, spontanea. Vabbè. No, davvero bellissimo. Comunque, super contenti. Voi scriveteci se vi piace o no. Almeno sappiamo se nel 2020 questo giallo va. Anche se ho saputo che il giallo è il colore del 2020. Non lo so, ditemi voi. Vabbè, così la butto lì, no? Dimmi. La parete grigia l'hanno vista, bella. Ormai ci ha tenuto compagnia per tutto questo tempo. Un pezzo d'albero l'hanno visto. È vero, bello. Possiamo spostarci per finire questo video? Spostiamoci da un'altra parte. Sblocchiamo il prossimo livello. Sblocchiamo. Com'è? Che ne dite? Sbloccata la sbloccata nuova parete. Sbloccata la parete gialla, quindi possiamo iniziare a fare nuovi video qua. Ma non hai sbloccato solo la parete però, ma ho sbloccato pure il divano. Vabbè, il divano lo sapevano, abbiamo preso questo qua. Eskilstuna, grigio antracite. Voi direte, vabbè, hanno preso il divano, tutto a posto, tutto a posto. Voi non avete idea. Un'odissea. Abbiamo fatto un piccolo vlog e ve lo facciamo vedere. Oggi siamo tornati da Ikea perché è rimasto l'ultimo divano disponibile. Ieri siamo venuti e dicevano che sarebbe arrivato settimana prossima. Invece dal sito abbiamo controllato e dovrebbe essere arrivato oggi. Ce n'erano due disponibili, adesso ce n'è solo uno e Federica è andata di corsa per riservarlo e prenotarlo. Speriamo bene, altrimenti Gettina si arrabbia. Cioè stiamo allattando Tommy nell'esposizione dei mobili. Anch'io in esposizione. Se volete una Fefe e un Tommy, ho già presi entrambi. Questo reparto. Poi abbiamo una fame epica. Vedete qua? Quanto abbiamo fatto? Tappetino colorato e poi c'è lei. Che ora abbiamo fatto? Quasi le due. Sono isterica, ammazzerei tutti. Senti, il passeggino ho messo là per bloccare sbarramento, tutti i curiosoni. E io invece sto qua da quest'altro ingresso. Tommaso però ha capito che si deve sbrigare. Tommy, sbrigati. C'ha mezza d'età di tempo. No, sa proprio capito. Piace, piace. Vabbè, e ora a breve cosa fare. Sceglieremo un po' di mobili.
Ci hanno fatto un po' arrabbiare, però vi spiegheremo tutto. Tu sei arrivato, spero abbia ripreso la mia faccia. Ero avvelenata, no? Un po' arrabbiata, avvelenata. Così? Perfetta. Mi puoi fare vedere come si apre gli sportelli? Ecco. Vedi? Okay. Perfetto, eh? Sì. Eccolo qua. Ok, perfetto. Polpettoschi di Ikea. Grande classico. Altre polpettoschi di Ikea. Sì, con la salsa al mirtillo rosso e io mi sono presa una senape molto, molto dolce. Eh sì, pappa. Aspetta, la senape. Come sono le polpettoschi? E la senape? La senape è il tocco finale, perché non è tanto piccante, a me piace piccante, ma fidati, è perfetta così. E la crema ai mirtilli? Eccezionale, eh? La compriamo sotto? Ma la compriamo e lo preparo per mamma e papà. Buone le polpette da Ikea con la cremina. Che crema è quella là, i mirtilli? I mirtilli rossi. Mirtilli rossi, provatela e fateci sapere perché è deliziosa insieme alle polpette. Però che era successo? Siamo arrabbiati perché raccontaci. Purtroppo da Ikea non si possono prenotare le cose. Noi volevamo ordinare il divano, cioè pagarlo. Noi lo pagavamo e poi quando era pronto ce lo portavano a casa. Non si poteva fare purtroppo perché non era disponibile alla sede centrale. Cioè loro ci hanno spiegato che hanno. Il problema è che se è disponibile nel deposito centrale italiano, loro lo possono ordinare e poi quando arriva te lo portano a casa. Invece, non essendo disponibile proprio nella sede centrale, non si può manco fare l'ordine, devi aspettare che torna disponibile. E come fai? Direte voi, ma ti avvertiranno? Chi ti avverte? Un messaggino. No. No. Ti puoi registrare sul sito e ti mandano un messaggio, ma a me non mi è mai arrivato questo messaggio. Devi per forza controllare sul sito all'IKEA che hai più vicino casa se il pezzo ridiventa disponibile o meno. Quando noi siamo andati ci hanno detto: guarda, vieni lunedì mattina e lo trovi, ti metti in fila all'apertura, ne devono arrivare due. Noi poi ci siamo andati domenica per avere la conferma che lunedì sarebbe tornato e la persona che abbiamo trovato ci ha detto: no, non arrivano domani, è stato cancellato l'ordine. Quando poi il lunedì io per scrupolo ho voluto controllare il sito, ho visto che ce n'erano due, quindi erano arrivati, quindi la prima persona ci aveva detto giusto, sarebbero arrivati il lunedì, solo che io l'ho visto a metà mattinata, quindi i due in un'ora sono diventati uno e siamo stati con Alessandro a dire che facciamo, che non facciamo, andiamo, non andiamo, ci siamo andati e siamo arrivati lì dopo mezz'ora e già non c'era più neanche il secondo divano. Federica, quindi è diventata una belva. Cioè fatemi parlare con il responsabile. Si è arrabbiata, poi il commesso ci ha pure risposto male. Non avete detto, capito come si è risposto. Non vi innervosite. No, ha detto con calma, eh. Ah, con calma, sì, è detto, vero. Con calma. Con calma. Sì, perché Alessandro gli chiedeva scusi, ma noi ci hanno detto che arrivavano oggi, invece poi lei dice che non arrivano più, Siccome il ragazzo evidentemente non era in grado di lavorare, era lì tutto stressato e siccome Alessandro gli ha solo chiesto ma quindi come facciamo noi a sapere quando arriva sto divano, lui ha fatto un attimo, tant'è che io sono stata brava perché volevo il mio divano e ho detto soltanto guarda Ale un attimo una domanda per volta perché sennò non ce la fa. Io sono stato maleducato, io no, tu hai chiesto soltanto una cosa, ma lui ho mantenuto la mia plomba. Fatto sta, per farvela breve, che quella volta quando siamo andati io mi sono arrabbiata tantissimo, ho voluto parlare con la responsabile del servizio ai clienti perché gli ho detto non lavorate bene, mi dispiace, perché non è possibile che una venerdì mi dice arriva lunedì e domenica quello mi dice no lunedì non arriva e poi lunedì arriva, cioè ma mi è stata a prendere in giro, vabbè. Per di più io lo volevo pagare il divano, cioè ve lo pagavo. Sì, la cosa che noi abbiamo detto, noi lo paghiamo, cioè diamo tutti i soldi insieme adesso, appena arriva mettetecelo da parte. Non possono. Non è possibile. Non te lo mettono da parte. È una cosa, t'attacchi. Ci siamo rimasti proprio così. D'altronde comunque senza Ikea, parole. Io lo dico, cioè risparmio dove? Su queste cose, perché il servizio ai clienti, per quanto chi ci lavora sono bravissimi, ci sono dei limiti che hanno, come questo del non poterti tenere le cose da parte, non poter prenotare le cose prima che arrivino, che invece in altri negozi ovviamente li fanno. Comunque poi invece siamo stati fortunati perché un'altra volta di nuovo non doveva arrivare, io ho guardato su internet, era arrivato a Ikea a Porte di Roma e ho chiamato mia madre, dico mamma io non ci posso andare, che facciamo, che non facciamo? Adriana, ragazzi, Adriana
è scattata in macchina con nonna Pasqua, c'è cioè da dire anche nonna Pasqua, sono scattate, sono andate a Porte di Roma, hanno preso il divano e poi Adriano ha fatto una cosa che noi non eravamo d'accordo, ovvero ha preso anche la consegna a domicilio, che poi si è rivelata una scelta giusta, perché sono arrivati tre omoni, questi tre pacconi che l'hanno portata su per le scale, che io da solo ometto, non ci sarei riuscito, ometto ovviamente per i muscoli, però sono arrivati questi tre pacchi. Dai, neanche con l'aiuto dei papà mio e papà tuo ce l'avresti fatta. No, erano questi erano, erano giganti, cioè, sono arrivati tre, enorme. Uno è enorme, ce l'ho guardato e ho detto, ma chi sei? Insegna. La montagna, per i fan di Game of Thrones. E quindi niente, ci hanno portato il divano e qualche giorno dopo l'abbiamo montato, ma questo farà parte di un altro video. Quindi, passata l'arrabbiatura, leggiamo un commento. Sì. Quindi vabbè, questo è il divano, poi facciamo vedere come l'abbiamo montato. Insomma, non è stato semplice manco il montaggio del divano. E per oggi ho scelto questo commento e Alessandro non sa il perché. È tornata lei a scegliere i commenti, eh? Sì. Arrabbiatevi. Il commento è di G.DM77. Quando dico a mio marito che dobbiamo andare all'IKEA, improvvisamente impallidisce e inizia a balbettare parole senza senso. Ovvero vorrebbe trovare delle scuse per non andare, ma non riesce. Faccina diavoletto che ride. Una volta, io lo dicevo prima, ora non mi frega più. Quindi approfitto del video per dire a mio marito che oggi dobbiamo andare da IKEA di nuovo. Eh no, me lo stai dicendo però. Vabbè, ma lo sto dicendo all'ultimo momento, quindi ora vi salutiamo. Andiamo da IKEA davvero? Amore, dobbiamo andare da IKEA, mi servono delle cose. Ancora? Devo sistemare la cucina, mi servono delle cose per la cucina. Quindi voi iscrivetevi, ovviamente faremo un video anche di come stiamo sistemando la cucina, perché ragazzi, cioè, che ve lo dico a fare, sono troppo contenta e restate mettete con noi. Mettete un mi piace, commentate. Se volete poi essere scelti nel prossimo video, quindi scrivete qualcosa che fa ridere dei vostri mariti, delle vostre mogli, su di noi, su chi vi pare. Poi soprattutto, se qualcuno di voi ha la parete gialla a casa o dei pezzi gialli a casa, mandateci delle foto, taggateci su Instagram. Ma come mai sono così carica stamattina? Perché stai andando a IKEA. Comunque adesso ci arriveranno tantissime foto su Instagram anche di cosine gialle da abbinare alla parete gialla, perché ci avete già mandato tantissime cose di mini topolino, di mini topolino, gnometti, perché avete scoperto la mia passione per i gnometti di Natale, che non è la mia però, ve lo dico, cioè è la sua. Non vedrete non mai un gnometto in casa a parte Tom. No, gli ho detto compralo lo gnomo, lo metto fuori dalla porta, capite? Non l'ha comprato, cioè, capite chi sto parlando? Ma lo mettiamo fuori, è carino, cioè, ne rendete conto? Vabbè, quindi basta. Noi nei prossimi video monteremo tantissimi pezzi di casa e vedrete questo. Ti è piaciuto il commento? De IKEA? No, ma davvero quella De IKEA? Ah, ma che pensi che scherzo io? E Tommy? E Tommy viene con noi. E dove mangiamo? Mangiamo qua, poi andiamo, appena si sveglia. E le polpette De IKEA? Le mangiamo lì.